Francesco Vannucci accompagna la Guardia di Finanza durante la perquisizione in ogni angolo della sua casa di Suvereto. È il pomeriggio di questo mercoledì e non sono ancora trascorse neanche 24 ore da quando questo banchiere della provincia di Livorno ha dichiarato di essere uno dei tre partecipanti all'incontro all'Hotel Metropol di Mosca, dove si sarebbe avviata una trattativa per una compravendita di petrolio russo con una garanzia di un finanziamento illecito da 65 milioni di euro a favore della Lega. La Guardia di Finanza arriva qua alla casa di Vannucci intorno alle 15 del pomeriggio. Avrei necessità di parlare col signor Vannucci, per favore. No. Può aprire, per favore? Francesco Vannucci avrebbe partecipato al vertice con Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell'Associazione Lombardia Russia. Nel momento in cui andiamo in onda, Vannucci non sarebbe indagato, ma comunque la Guardia di Finanza non a caso sta cercando di valutare la sua posizione e quella di Gianluca Merenda, il terzo italiano presente al vertice moscovita. Finanza, grazie, per favore. Ah, ok. Francesco Vannucci è arrivato a Suvereto qua, nella casa della madre, di primo mattino. Signor Vannucci? Buongiorno. Buongiorno. Venga. No, non rilascio dichiarazione. Non rilascio dichiarazione. Non rilascio, buon lavoro. Ma era lei alla scena? Era lei alla scena? E nella nota scritta Vannucci mette in evidenza di essere dispiaciuto, di essere indicato in modo ironico con lo pseudonimo di nonno Francesco. Confido, dice, nella magistratura italiana nel capire le chiare dinamiche di questa vicenda. Lo scopo dell'incontro era prettamente professionale e si è svolto nel rispetto dei canoni della deontologia, afferma sempre Francesco Vannucci nelle sue mail. E la piccola comunità di Suvereto, in provincia di Livorno, da un giorno a un altro, si trova alla ribalta delle cronache internazionali. È stata una bella sorpresa di vedere un paesano e il terzo italiano al tavolo dei russi. Siamo noti, si vede, siamo noti. Ma quindi cioè, lo conosce? Nel senso... Lo conosco perché è nato qui, la famiglia di qui, però la sua vita non la conosco. Cioè, sapere che ha raggiunto questi livelli, insomma, è una sorpresa. Fin da giovane si vedeva che aveva lo stimolo di fare carriera, insomma,